Ehi Lura, ragazzi, ma vala, sono che moni della camera biancorossa. Scusate se il video arriva solamente adesso, ma è stato un pomeriggio abbastanza impegnativo. Festeggiamo la prima vittoria del Piace in questo campionato di Serie D. È andata bene, devo dire. Io la partita l'ho vista un po' a sprazzi, ho assistito ai primi, diciamo, 35 minuti, specialmente l'inizio di gara è stato abbastanza spumeggiante. Dopo 120 minuti ero già lì a porconare quasi per la dormita difensiva di Canale sull'incursione di Bertoli e lo diceva la vigilia: stiamo attenti perché è uno che comunque ha qualità e puntualmente ci ha infilato, tra l'altro segnando di schiena. Dopo pochi minuti, per fortuna, c'è stato l'immediato pareggio di Ndoye. E a distanza ancora di pochi minuti il sorpasso con gol di Bacchini su splendido assist da parte di D'Agostino. È un Piacenza che nel primo tempo regge molto bene il campo e si dimostra una squadra prettamente offensiva, d'altronde l'identità del 4-3-3 di Maccarone. Fa una partita comunque molto positiva nel primo tempo, purtroppo si infortuna Corradi, deve entrare Zini e nel secondo tempo, quindi dopo un primo tempo comunque diciamo in salsa, diciamo di remontada, il secondo tempo si apre col 3-1, splendido di Ndoye, ancora una volta firma una doppietta, un giocatore che personalmente non mi aspettavo così pronto, così arcigno, così proprio caparbio nell'andarsi a prendere un pallone e a infilarlo con una facilità, cioè, disarmante. Sul secondo palo, partita che sembra essere già chiusa, quando in realtà Tosi, dopo pochi minuti, su dormita difensiva, infila e ci costringe a un secondo tempo, soprattutto gli ultimi 30 minuti, di sofferenza inaudita. Segnalo sicuramente intanto un esordio positivo, una vittoria, non è mai scontato vincere all'esordio. Perché comunque può capitare di incappare in qualche così passaggio a vuoto che poi purtroppo con l'andare avanti del campionato sono passaggi che poi si pagano. Invece un Piacenza che riesce a vincere in terra bergamasca col grande supporto da parte dei suoi 300 tifosi, ma che si dimostra, come dicevo, una squadra prettamente offensiva, ma che in difesa balla ancora molto. Personalmente posso dire una cosa, non me ne frega niente, cioè, no, scherzo, non è che non me ne freghi niente, però se potessi fare la firma per vincere tutte le partite 3-2, 4-3, 5-4, quello che volete, ci farei la firma. Sicuramente c'è qualcosa da rimarcare, ad esempio la prestazione non proprio brillante da parte di Canale. Moro, che in occasione dei due gol non mi è sembrato particolarmente reattivo, ma poi nel finale ci ha messo qualche pezza e quindi si è un po', diciamo, rimesso in carreggiata. Segnalo un centrocampo comunque molto buono, sebbene poi nel secondo tempo sia subentrata la stanchezza, i ritmi si siano, la squadra si sia abbassata in maniera molto preoccupante. Silva e Del Dotto che hanno salvato delle azioni che sembravano poter portare al pareggio del Ciserano nel finale. Moro ci ha messo qualche pezza. Ci siamo abbassati troppo nel secondo tempo e questo ci ha costretto veramente a giocare unicamente di contropiede, ma il Ciserano si è dimostrato comunque una squadra con delle buone individualità, ma soprattutto un gran bel collettivo e soprattutto negli ultimi minuti sembrava che ne avessero molto più di noi, ecco. Segnalo, mi dispiace per la prestazione di Recino che comunque si è impegnato ma non è riuscito ad incidere. Dall'altra parte Ndoye ha fatto un partitone, veramente il migliore in campo, peccato che si sia anche infortunato. D'Agostino, anche lui, splendido assist per il secondo gol di Ndoye, prestazione superlativa. Anche Bacchini, insomma, ci sono viste delle ottime individualità oggi, ma soprattutto una squadra che dopo il gol dell'1-0, dopo 2 minuti, temevo che si sarebbe sfilacciata e così non è stato. Quindi il merito va sicuramente al mister che ci ha messo
la sua, cioè che ci ha messo del suo per instillare una mentalità vincente e propositiva alla squadra. C'è stato qualche situazione nella quale magari si poteva, c'era qualche dubbio relativo magari ad alcuni tocchi di mano nel primo tempo, alcuni contrasti che sembravano essere un po' al limite, ma sostanzialmente l'arbitraggio non mi è dispiaciuto nel complesso. Segnalo inoltre, voglio ringraziare veramente di cuore quello che è stato la diretta YouTube da parte della Virtus Ciserano e dei due sportivissimi e anche molto simpatici telecronisti. Ho apprezzato veramente tanto, anche perché per quelli come, no, come me che siamo rimasti a Piacenza non avremmo avuto occasione di poter assistere alla partita e questa diretta ci ha dato la possibilità di invece di poterne usufruire. Quindi ringrazio veramente tanto questo servizio e anche l'onestà intellettuale di questi telecronisti. Quindi ragazzi, buona la prima, sono stracontento. Adesso testa la gara di domenica prossima contro il Villavalle in casa al Garilli, ma ancora prima alla gara contro il Progresso di mercoledì alle ore 15 in terra bolognese. Quindi remiamo per la gara di Coppa Italia di Serie D, nel caso insomma, ci stessimo chiedendo di cosa si trattasse. Rimaniamo tutti della stessa parte, cerchiamo di tifare questa squadra che comunque penso che possa dire assolutamente la sua per quanto riguarda la vittoria finale e speriamo bene. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, condividete il video, fatemi sapere la vostra, un caro saluto e a presto da Giovanni.